Mi chiamo Megan Williams. Sono una giornalista e scrittrice canadese e vivo in Italia da più di 10 anni con mio marito, un italiano, e i nostri figli. Vivendo qui in Italia, ho capito che il caffè non significa solo gusto e aroma. Il caffè è una parte essenziale della vita quotidiana, è il punto di partenza di ogni giornata. Per conoscere meglio il rapporto tra gli italiani e il caffè, inizio un viaggio per l'Italia facendo il mio mestiere, andando alla ricerca di storie, di donne e uomini che per il caffè hanno una grande passione, gli artisti del gusto. Guidata da loro, imparerò a conoscere il mondo che si nasconde dietro ogni tazzina. Questo è il mio viaggio per svelarvi i segreti della bevanda italiana per eccellenza, il caffè. Sto camminando in una delle vie più belle del centro di Roma, anticamente conosciuta come Via Recta. Oggi Via dei Coronari è la via per eccellenza degli antiquari. Tra i nudi antichi e le cornici dorate, è come se fosse in perenne mostra di sé. È anche la via dove si trova il delizioso caffè, casa e bottega. La prima tappa del mio viaggio. Un po' come stare a casa, non scendere da casa, ma con l'idea proprio di tostarsi una fetta di pane e poi magari sedersi, e lo distingue da molti altri posti qui vicino. Io ho sempre cercato di pensare cosa mi sarebbe piaciuto trovare a me sotto casa, visto che comunque anche il nome Casa e Bottega, io abito esattamente sopra e lavoro sotto, quindi volevo trovare un luogo in cui sentirmi un po' accolta, un po' a casa, dove chissà dall'altra parte, nel momento in cui prendi un caffè, già sa quanto zucchero tu prendi dentro il caffè. Ha sicuramente quel qualcosa in più che gli altri non hanno, non è il classico bar. Aprire un posto del genere, casa e bottega, in un luogo come questo è stato quasi, forse doveva nascere un posto così, proprio a Via dei Coronari. Dovunque vada, la prima cosa che faccio è tirare fuori il taccuino. Osservo, guardo intorno e prendo gli appunti. E poi cominciano le domande. Oggi sono qua per conoscere Alessandro, il barista di riferimento di questa strada storica e anche il nostro artista del gusto di oggi. Mi chiamo Alessandro. Da quando sono ragazzino vivo in un bar. A 8 anni ho assaggiato il mio primo cappuccino e a 13 anni già lavoravo come ragazzo di bottega. A 16 anni ho iniziato a fare i primi caffè alla macchina e a 18 anni ho fatto il militare e anche lì facevo i caffè agli ufficiali. Oggi ho 31 anni e sto camminando per Via dei Coronari con il mio vassoio, i miei caffè e i miei cappuccini. Continuo a fare con passione il lavoro che amo. Quale? Il barista. Tu sei nato e cresciuto a Roma? A Roma, sì, sì. Allora, sei proprio romano doc. Romano doc, sì. E hai cominciato presto, cioè cominciato prestissimo. Ho cominciato a 13 anni, sì. 13 anni. Sì, 13 anni. Ho cominciato a lavorare alla Garbatella. C'erano i mercati generali a quell'epoca. E ho cominciato a fare l'aiuto banchista. Non bar, sì, sì, sì. Proprio il primo giorno in cui cercavi il lavoro e hai beccato un lavoro. Ho beccato il lavoro subito. È stato il destino. Tanti italiani non cominciano a lavorare alla tua età. Il primo anno ho fatto solo cestelli della lavastoviglie. Non mi hanno fatto toccare la macchina del caffè, ovviamente, perché comunque dovevo imparare. Eppure pure per paura che magari mandavo via qualche cliente, perché magari il cappuccino non era buono o il caffè non era buono. Quindi ho dovuto prima imparare, 2 o 3 anni buoni, e poi mi hanno lasciato la macchina. Da solo? Da solo, sì, 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 sì.
si accomodi qua, venga signora. Allora, un caffè lungo, al vetro, schiumato, perfetto. Ah, lui è il classico, diciamo, italiano, sempre allegro, insomma, che appunto creativo. Il barista Alessandro è molto simpatico, oltre a essere preparato, come un po' tutti quanti qui del resto. Alessandro, quando arriva, ti si apre il cuore, perché praticamente arriva con quel vassoio e quel caffè, quindi capisci, è il momento più bello della mattinata. È meraviglioso, io non devo nemmeno chiedere. Io entro al bar e già trovo apparecchiato. È un piacere se inizia la giornata alla grande per me. Appena varca la porta, il suo cappuccino e il cornetto sul banco. Bomba, oggi perché mi sento un po' magro. Là. È una gioia vederlo arrivare e soprattutto bere il caffè che mi porta. Per te che cosa vuol dire essere artista del gusto? Quando vedo la gente che ha nel suo volto, nella sua espressione, che gli piace il mio caffè, il mio cappuccino, è molto entusiasta di quello, mi rende molto felice, sì. E mi sento un piccolo artista del cappuccino e del caffè. Tu che rapporto hai con il caffè, essendo canadese? Ma adesso seguo i ritmi italiani, cioè non prendere mai un cappuccino dopo le 11, però diciamo 15 anni fa sì che prendevo dopo cena, cioè, sembrava una cosa molto chic. Ma io penso che comunque il cappuccino non c'è proprio un orario. Sì. Uno può prendere il cappuccino quando vuole, quando ne sente il bisogno, perché se il cappuccino viene fatto bene ti riallega anche la giornata. Il nome cappuccino, da dove arriva? Che c'è dai frati cappuccini che ci stanno, che hanno inventato loro, hanno messo il caffè e poi ci hanno messo il latte, hanno fatto il cappuccino. Il segreto per un buon cappuccino sta, secondo me, nella temperatura. Non deve essere né freddo e né caldo, deve essere giusto per poterlo degustare in tranquillità, con quel piacere che di quei pochi minuti che si hanno nelle ore della prima mattina. Creamy, delicious, and warms my heart. Per preparare un cappuccino a regola d'arte, innanzitutto bisogna partire da una buona base, l'espresso. Utilizzare il latte fresco preso direttamente dal frigo e possibilmente intero, perché la sua percentuale di grassi consente di ottenere una schiuma omogenea e vellutata. Far sbuffare a vuoto la lancia del vapore per eliminare residui di acqua. Versare il latte in un bricco di metallo. Far scorrere la lancia a vapore prima in superficie, poi immergerla creando un vortice per trasformare le bolle in crema. Con il palmo della mano sentire quando il latte raggiunge una temperatura di 60-65 gradi e spengere il vapore per evitare di bruciarlo. Pulire la lancia per eliminare residui di latte. Far ruotare il bricco fino a quando la superficie del latte diventa lucida e piatta. Versare il latte con gentilezza. Il cappuccino è pronto. Lentamente il bar si svuota, la macchina è ancora lucida, delle mani corrono sull'acciaio per pulirla dalle sue fatiche e forse anche dalla fatica di un barista che ha iniziato bambino ed è diventato uomo di fronte alla macchina, unico confessore di una via che di storia si è sempre nutrita. Osservo ammirata lo splendore di questa città millenaria. Domani sarò in viaggio verso il sud, dove mi attendono altre storie, altri segreti che il caffè mi aiuterà a scoprire.